Vorrei adesso citare subito, dare la parola a Tixan, a Marco Scotton, eccolo qua, Marco, viene un momento per i tuoi secondi che ti sono dovuti, prego, ecco qua, Marco Scotton della Tixan. Buongiorno a tutti, come probabilmente sapete, sì, appunto un ottimo rappresentante direi d'altro canto. Come probabilmente sapete sono già diversi anni che anche in Italia ci sono i film festival, collaborano per il progetto di San per la scuola, con dei risultati che migliorano di anno in anno. Per la nona edizione, tra infanzia, primaria e secondaria, sono state numerose le scuole che hanno aderito al progetto Le Mille Forme dell'Acqua, che sono state un totale di 7.600 scuole, con un'adesione al progetto creativo di 440. 250.000 sono stati gli studenti che con noi hanno imparato l'importanza per il nostro pianeta di un uso più consapevole e più attento dell'acqua. Una volta appunto capito l'importanza della tematica, gli studenti sono stati chiamati a realizzare o ideare uno spot che potesse anche educare gli adulti in qualche modo a un uso più attento e più rispettoso delle risorse idriche. Tra i numerosissimi lavori che abbiamo ricevuto, tre, i più creativi, i più originali, sono passati dall'immaginario alla realtà, grazie ai professionisti appunto Giffoni Film Festival, che hanno realizzato tre spot televisivi che avremo l'opportunità di vedere appunto nel prossimo festival. La decima edizione, per noi è un'edizione molto importante, ovviamente continuerà la collaborazione con i Giffoni Film Festival, è un'edizione importante non soltanto perché possiamo celebrare 10 anni di progetti in favore delle scuole italiane, ma anche perché proprio in occasione dell'anniversario ci sarà ad ottobre l'inaugurazione di una scuola in India, a Dhubguri. Una scuola vera che siamo riusciti a realizzare grazie a un supporto costante negli anni alla Fondazione L'Albero della Vita. Una scuola che potrà accogliere entro fine anno ben 1.000 bambini. Anche la tematica della nuova edizione è in linea con questo evento, infatti parleremo della scolarizzazione nel mondo. Come ogni anno proporremo un manuale didattico in cui illustreremo gli usi e i costumi delle scuole di diversi paesi del mondo. Sud America, all'Asia, Australia, eccetera. I bambini come sempre saranno coinvolti in un contesto creativo. Una volta che i bambini hanno appunto esaminato il materiale, saranno chiamati ad approfondire i contenuti rispetto a alcuni paesi trattati nel manuale e di ambientare e ideare una storia in uno di questi paesi avendo come protagonisti appunto i bambini locali. Questo è un ottimo modo per aiutare gli studenti a immedesimarsi nei coetanei di paesi molto lontani. Una volta che avremo ricevuto appunto le varie proposte, la più bella, la più originale, diventerà un vero spettacolo teatrale, sempre per mano dei professionisti del Giffoni Film Festival, ma tutte le scuole, questa è un po' la novità della nuova edizione, saranno chiamate a mettere in scena il progetto, la loro storia, in una recita scolastica o quant'altro, e di inserire poi contenuti più divertenti, più, perché no, le papere, in un concorso online, dando quindi l'opportunità di vincere ulteriori premi. Come sempre, i premi per entrambi i concorsi saranno delle attrezzature didattiche, dei materiali didattici che potranno aiutare quindi i nostri studenti, gli studenti delle scuole italiane, ad affrontare nel migliore dei modi l'esperienza educativa. Concludo ringraziando Claudio Bitosi per la passione e la serietà che mette nel portare avanti la collaborazione con noi. Sicuramente la collaborazione è confermata per la prossima edizione e spero possa continuare positivamente anche nel futuro. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Marco, adesso un piccolo salto da un'altra parte con i nostri media partners. Sono tantissimi, veramente, e vorrei ringraziare tutti, da Variety al Mattino, Corriere del Mezzogiorno, tutti i giornali che ci seguono, con i quali abbiamo chiuso degli accordi ufficiali, Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale del Festival, Get Image, il nostro fotografo, la società dei fotografi ufficiali per Giffoni, sono tanti veramente.
ma non posso non sottolineare veramente con grande piacere, Presidente, lo sforzo enorme. Io che giro il mondo, che conosco gli altri eventi, gli altri festival, non ho mai visto un impegno produttivo e di contenuti come quello che Mediaset fa per GFU. Naturalmente c'è la RAI, tutti i servizi della RAI, le strutture anche della RAI, ma qui un discorso a parte: sono 13 anni che Mediaset e tutte le reti Mediaset seguono il festival, e immaginate che sta succedendo già da qualche tempo e fra poco. 750 spot televisivi trasmessi su tutte le reti, naturalmente tutto a titolo gratuito, e fra poco, già da molti giorni, canale 5 alle 8:30 la mattina uno si collega e per 2 ore e mezza Giffoni è presente con film e con tante, e con, anche facendo giocare e partecipare i ragazzi attivamente. Tra poco avremo una striscia dopo il TG5, sempre su canale 5, di 6 minuti, parliamo di 4 milioni e mezzo che ci hanno seguito l'anno scorso ogni giorno su canale 5, si passa il testimone a Rete 4 alle 11:30 di sera per una rassegna di film un po' più adulti, si ritorna la mattina alle 8 con i cartoni animati di Italia 1 e si è aggiunto proprio qualche ora fa anche uno speciale di 5 minuti che manderà in onda Italia 1, la rete giornalistica di Studio Aperto, 5 minuti prima. Voglio salutare Michela Coppa che sta qui con noi, che seguirà come ha fatto l'anno scorso per 9 giorni, ma quest'anno per 14 giorni tutte le strisce di Canale 5. Grazie per la tua partecipazione, Michele, è andata benissimo, siamo tutti felici, i ragazzi ti amano, ti adorano. Paolo Liguori, a Paolo gli vorrei dare un minuto di tempo perché c'è una novità che Paolo, vulcanico com'è, poi diciamo la verità, è stato uno dei primi grandi affezionati di Giffoni, e allora mi ha telefonato: ti voglio bene, ho pensato a te, voglio fare questa cosa perché la televisione la conosci, la radio la conosci, facciamo un'altra cosa. Paolo. Sì, è semplicissimo, è semplicissimo. Intanto grazie dell'entusiasmo, grazie di offrirci in Campania un festival elegante. Tu hai detto questo aggettivo, è piaciuto a me, è piaciuto al governatore, ne abbiamo sentite di tutte, ma c'era bisogno. Questo festival è vero, è il più elegante che io ho mai visto, ne ho frequentati tanti. Lo avete creato voi, lo avete sostenuto voi, è in Campania. 13 anni fa, poi io nel 25esimo anniversario dissi una parola soltanto, un brevissimo intervento, dissi: qua non c'è un'istituzione che regge in Italia, ma soprattutto sotto Roma, il sud si caratterizza per avere istituzioni fragilissime. Una delle poche istituzioni che regge 25 anni, ora 39 anni e ci fuori. Quindi io mi sono levato il cappello di fronte a questa istituzione ricca, e poi devo dire che sottolineo ancora elegante, apprezzo moltissimo che ci sia questo sforzo. Cosa voglio fare? Molto semplice. Io ho partecipato con Claudio al passaggio dalla Rai a Mediaset, quindi quello che è iniziato assieme su Italia 1, Studio Aperto, poi sulla rete, poi Canale 5 e tutto quello che sapete. Ora voglio fare una tappa successiva. Farò con Claudio e col sito di Giffoni la diretta di tutto il festival via internet. Farò qualcosetta di più se mi riesce, le immagini che produrremo via internet in formato naturalmente web le forniremo alla televisione digitale terrestre, mostrando per la prima volta, insomma, che si può produrre in un modo diverso, dei formati più costosi, con uguale qualità. Il digitale oggi lo consente, e la terza cosa che tengo a sottolineare: non lo farò con la mia redazione che già fa questo, lo fa con DigiCom, è presente anche qui, e già domani questa conferenza stampa sarà lì nella nostra televisione web, ma lo farò con la scuola di giornalismo dell'università IULM e Mediaset, è un consorzio master, quindi questi sono giornalisti in formazione che già oggi lavorano come i loro colleghi non sanno fare attualmente nella stragrande maggioranza, ma come sapranno certamente fare in futuro. E lo voglio mostrare a Giffoni perché è un terreno di sperimentazione magnifico per loro, perché noi ci mettiamo lavoro a basso costo, ma i contenuti che mette Cupidosi sono di altissimo livello. Non avrei altre possibilità di far lavorare dei giornalisti in formazione in questo scenario e con questi interlocutori, e quindi ho scelto di farlo con voi. Grazie. Grazie Paolo, grazie di cuore.